Degustiamo insieme Ngilu, colline di Levanto rosso dell'azienda Cadu Ferrat. Questa è l'annata 2019. Ngilu è dedicato al nonno di Davide Zoppi, proprietario di Cadu Ferrat. Angelo si chiamava il nonno, infatti Ngilu è il diminutivo di Angelo. Volete sapere perché Davide gli dedica un vino? Andate a vedere l'intervista, la trovate su YouTube o su Facebook. Andiamo a scoprire un attimo cos'è questo vino, perché sul sito internet si trova nella scheda tecnica che è Sangiovese, Merlot e Ciliegiolo. In realtà all'interno di questo viaggio per il Mediterraneo c'è anche della Garnaccia, il Grenache, Alicante Nero, Bordeaux, Cannonau, come lo volete chiamare questo poliedrico vitigno, e del Syrah e anche del Vermentino Nero. Quindi veramente un viaggio nel Mediterraneo. Ah, nel calice sicuramente è un colore sgargiante, intenso, un rosso rubino intenso. Il profumo di questo vino mette a dura prova i più abili degustatori, perché comincia con note officinali di china, di rabarbaro. Ha una nota vinosa, di fermentazione, ha una nota proprio di mosto, di frutta, di uva fresca e poi ha una nota di barbabietola. Sì, di barbabietola rossa, la rapa rossa che sa di è dolce ma è anche terrosa. È solamente sul finale che arriva la visciola matura, una ciliegia di quelle da masticare che si tiene in bocca qualche minuto. Sicuramente quindi un naso di una buona complessità e di grande identità. Ecco, sicuramente è un vino che ha un'identità, una personalità. In bocca, prima di tutto, è spezia, è pepe, ma è un pepe quasi dolce, un pepe quasi asiatico. E poi è pesca, in bocca sa di pesca. Tutti questi sapori si legano a un tannino, a un'acidità che sono insieme, fuse in una colonna portante con un capitello floreale. Difatti poi arriva questa nota leggermente di viola o di geranio che fonde questa lieve sfumatura vegetale che va a ricordare quasi anche un tè. È sul finale del sorso che esce un riverbero amaricante che stimola la beva e che ricorda quasi il chinotto. Sicuramente un vino che allunga la sua persistenza mescolando questa nota vegetale a questa nota leggermente amaricante, ha una sensazione di frutta intensa, di immediatezza. Lo abbinerei a qualcosa di mediterraneo, ad un bel porceddu con tante foglie di mirto che me lo ricordano, mi ricordano il mirto, questo retrogusto, mi parla di macchia mediterranea, mi ricorda delle giratine fra gli anfratti della Sardegna, ricorda il Mediterraneo. Alla prossima degustazione.